Cari ascoltatori di Senigallia Notizie, ben ritrovati. Oggi siamo qui con Corrado Canafoglia, che ricopre più di un, come possiamo dire, più di un ruolo. Vorremmo iniziare con Corrado a parlare della Fondazione Città di Senigallia. Ci vuoi raccontare qualche cosa, Corrado, che adesso tu sei il nuovo nominato presidente? Sì, è un'esperienza che ho iniziato da poco, da una quindicina, 20 giorni, insediatosi il nuovo CTA, un gruppo estremamente in gamba, coeso. Abbiamo subito messo da parte ogni discorso di natura politica e ci siamo buttati in quello che è l'esame di tutte le grandi posizioni, tutte le problematiche che chiaramente la Fondazione presenta. Problematiche che ovviamente riguardano un gioiellino che tale è, o dovrebbe essere quantomeno, per l'intera città, che ha dei capitali non indifferenti, ha una casa di riposo per anziani all'avanguardia e tanto personale e tanti interessi anche nel sociale e nella cultura. Quantomeno questi sono gli obiettivi, diciamo, le vie dove si dovrebbe muovere la Fondazione. Perciò fra poco potremo sapere la nuova destinazione, una volta asilo, poi Musinf, che adesso è stato spostato a una parte al Palazzo del Duca, una parte sempre lì nei pressi del Palazzo del Duca. Perciò ancora non sappiamo che cosa farete con questa struttura, insomma dovrete decidere, ecco, le nuove... Sì, di questo, ecco, il Musinf è una delle pratiche appunto che sono sul tavolo e dovremo capire tutto quello che è stato l'iter che ha portato oggi ad essere il Musinf. Ricordo che era un immobile del comune, poi acquisito dalla Fondazione, e oggi chiaramente ha una sua situazione ed è uno degli argomenti che sarà l'oggetto dei colloqui con il comune, perché ricordo quello che stiamo cercando appunto di instaurare, di mantenere il rapporto ottimale con il comune e una forma di collaborazione forte, per il semplice fatto che, torno a ripetere, la Fondazione, quindi in ogni sua manifestazione, quindi anche il Musinf, sono dei gioielli per la città, sono delle strutture che vanno a supporto e a favore dell'intera comunità. Come state gestendo la terza ondata riguardo alla residenza protetta per anziani? Il problema del Covid è un problema che in questo momento c'è una recrudescenza abbastanza forte. Ci disorientano tante notizie che stanno arrivando proprio in questi giorni e che abbiamo difficoltà anche tutti a capire. Noi, per quanto ci riguarda dentro la Fondazione, abbiamo fatto alcune mosse molto chiare e molto semplici. È stata riconfermata una linea che è stata quella nella precedente gestione, che è quella del dottor Guzzonato, al quale bisogna dare atto e bisogna dar merito di aver mantenuto la struttura in sicurezza. E quindi la prima cosa che noi abbiamo fatto, quantomeno per un certo periodo, per il periodo provvisorio, fino a che appunto il Covid non placherà il proprio assalto, è stato nominato come direttore sanitario, e lo fa a titolo gratuito, nell'ottica di mantenere appunto la stessa impostazione, la stessa linea difensiva, perché noi dobbiamo capire che il Covid aggredisce strutture come queste, cerca di penetrare da tutte le parti, e lì chiaramente ci sono delle persone particolarmente vulnerabili. Domani mattina verrà sistemata, verrà ultimata la seconda fase del secondo vaccino per tutti coloro che sono dipendenti e gli ospiti, e quindi diciamo lì abbiamo messo un'importante barriera per proteggere. Altra cosa, questo chiaramente un po' ce ne dispiace, ma non potevamo fare diversamente, abbiamo bloccato gli ingressi ai familiari proprio per evitare che ci possano essere delle possibilità di ingresso sempre da parte del Covid, ovviamente in struttura. Altra cosa su cui stiamo battendo molto è la formazione o l'informazione continua del personale, perché voi dovete pensare che chi entra dentro, seppur vaccinato, può essere sempre un veicolo di infezione. So che tutto il personale è stato vaccinato,
obbligatoriamente? No, volontariamente, ma abbiamo parlato, cioè, sempre su base volontaria, ma abbiamo... Cioè, se uno vuole lavorare lì dentro deve essere vaccinato. Non c'è questo... Può lavorare qualcuno non vaccinato. Dunque, il problema dell'obbligo sulla vaccinazione purtroppo è un discorso che vale in questi termini qua. Chi è vaccinato chiaramente è maggiormente protetto. Si sta vedendo se è chiaramente un problema, comunque può trasmettere ad altri il Covid. Liberi di vaccinarsi o meno, però dobbiamo dire che la struttura è riuscita a parlare con tutti i propri dipendenti e abbiamo avuto una totalità di consensi da parte dei dipendenti chiaramente ad essere vaccinati, perché tutti hanno capito l'importanza della vaccinazione e quindi per quel che ci riguarda non abbiamo avuto nessuna difficoltà in questi termini. Bene. Perciò insomma ci siamo, insomma, con la fondazione abbiamo parlato del museo, abbiamo parlato della residenza protetta per anziani, non credo ci siano altre. Le pratiche ne abbiamo tante, è una cosa che noi stiamo facendo con tutto il CDA composto da generale Boccolini, dall'avvocato Castelli, dalla dottoressa Vecchioni e dal geometra Bernacchi. Ci siamo divisi un po' i compiti per analizzare tutto quello che è l'ente in tutte le sue aspetti, in tutte le sue pratiche, quella che viene chiamata in termini così legalesi due diligence, cioè un'attività di controllo di tutto quello che è stato fatto, di tutte quelle che sono le pratiche, dello stato delle pratiche, dello stato delle situazioni, un controllo di gestione per riportare o per portare la fondazione appunto in quei binari che su cui deve stare. Perché non dobbiamo mai dimenticarci che poi alla fine, per quanto sia fondazione, è sempre un'attività, un'impresa, seppur non deve far utili, perché non è un'impresa nel vero senso della parola, però deve mantenersi secondo dei binari di correttezza a livello di gestione. E quindi stiamo facendo, in questo momento per almeno un mese o due, andremo in profondità su quello che è la conoscenza e l'ottimizzazione della gestione di questa struttura. Bene, passerei a un altro argomento che sei coinvolto, comunque è il progetto degli orti del Vescovo. Avete già deciso che cosa piantare, se ortaggi o granaglie? Ma potrebbe essere una soluzione quello di, in un momento di carestia, passatemi la battuta purtroppo non felice, perché è un momento particolare di difficoltà per tante persone, per tante partite IVA, per tante persone che si trovano in difficoltà. Ma al di là della battuta, la pratica degli orti del Vescovo è una pratica spinosa, una pratica molto delicata. Abbiamo chiesto un incontro con tutti i partner appunto di questo importante progetto, che nel caso di specie sono il comune, la diocesi e l'ERAP, e dobbiamo incontrarci per capire qual è lo sviluppo, quali sono i passaggi e per approfondire tutte quelle che sono le problematiche. Ancora non ci sono programmi e non c'è una data inizio lavori? Assolutamente no. Tutto fermo? Io sono sempre dell'idea che prima di buttarsi su un progetto di questo genere, ma su questo il Consiglio di Amministrazione è fortemente coeso in tutto questo, bisogna analizzare costi-benefici, capire ogni possibile imprevisto, perché non dobbiamo mai dimenticarci una cosa: quando mi affidano l'incarico di gestire delle posizioni private, ci sto sempre molto attenti perché il denaro è di altri. Qui è un denaro pubblico, quindi bisogna stare ancora più attenti, perché anche un euro speso male, anche un centesimo speso male, chiaramente non va bene. E quindi stiamo proprio monitorando, stiamo sviscerando ogni aspetto di questa pratica, molto importante anche per lo sviluppo architettonico, urbanistico e economico della nostra città, la stiamo in questi giorni proprio approfondendo. Ritengo che da qui a fine marzo incomincerà ad averci delle decisioni abbastanza chiare, una visione abbastanza chiara del tutto, dopo aver incontrato, ripeto, tutti i partner del progetto, che è un progetto molto molto importante. Prima di arrivare al clou che riguarda insomma Banca Marche, ti volevo fare una domanda riguardo all'alluvione del 2014. Come siamo messi? Diciamo che siamo, dunque, due sono le situazioni. Dunque, quello che stiamo seguendo in questo momento è queste sono immagini che appunto purtroppo ci riportano a
momenti tragici di questa, per questa città. Allora noi abbiamo due linee. Una è quella appunto del processo. Il processo in questo momento è stato spostato per competenza all'Aquila. All'Aquila perché c'era un problema di compatibilità con un magistrato del collegio penale che doveva appunto giudicare gli imputati, ed è stato portato all'Aquila in quanto questo magistrato era uno degli alluvionati. Quindi si ripartirà dall'Aquila, ci saranno ovviamente delle difficoltà organizzative, di spostamento logistiche per chi dovrà affrontare questo processo, ma il processo va avanti. Altro aspetto molto importante, perlomeno per il comitato di cui io sono legale, è l'aspetto della messa in sicurezza di questo fiume, che non dobbiamo mai dimenticarci è uno dei fiumi più pericolosi considerati nelle Marche e non solo. In questo momento c'è un'attenzione particolare, è stato insediato un tavolo permanente e stanno incominciando, chiaramente hanno iniziato a monitorarlo, a guardare, a eseguire anche degli studi, anche degli interventi, perché va ovviamente monitorato, perché io dico sempre questo, quello che è la prevenzione nei dissesti idrogeologici o in qualsiasi altra situazione, purtroppo è un'attività che non paga in termini di consensi, non paga, non viene neanche recepita dalla popolazione, perché la popolazione è più contenta se noi gli facciamo una sacra della salsiccia che dirgli che quel denaro viene invece posizionato sul sistemare un argine, perché non ci si rende conto. Poi quando accadono situazioni come quella che vediamo alle nostre spalle, allora a quel punto si capisce ma che non si era fatta la prevenzione. In questo momento un gruppo del comitato sta appunto collaborando e lavorando intensamente anche con l'amministrazione comunale, l'amministrazione regionale su appunto la sistemazione. Sei soddisfatto del nuovo ponte? Se devo dare un mio parere estetico, oggettivamente, cioè, non è che mi entusiasmi particolarmente, probabilmente sarà essere un po'... Visto che questa volta non ci sono le aperture, cioè una volta mettevano le portelle... E l'acqua saliva sopra la strada e scendeva dall'altra parte. Adesso, se dovesse succedere, come dici tu, no? Che il Misa è un po' pericolosetto, l'acqua andrebbe a destra e a sinistra. Allora, io ripeto, non voglio creare allarmismi, però in realtà la possibilità di far passare l'acqua, se ricordate, quando c'erano le varie piene, passavano, si fermavano, poi era una sorta di filtro parlo nella parte sovrastante del ponte, oggi questa cosa non c'è più. È vero però che bisogna capire che è stato compensato dal fatto che è leggermente più alto, leggermente stiamo parlando di qualche centimetro probabilmente. Insomma, sì, non c'è più la colonna in mezzo. Non c'è la colonna in mezzo, quindi c'è una maggiore scorrimento, un maggior volume di acqua che passa. Perciò staremo a vedere che succede. Speriamo che abbiano capito i tecnici, hanno individuato con quella soluzione tecnica il ponte, che abbiano previsto anche questo aspetto che giustamente tu hai sottolineato. Visto che adesso siamo in zona rossa, abbiamo preferito fare questa intervista rispetto invece alle altre volte con la mascherina, per dare più tranquillità a tutti quanti. Adesso passerei all'argomento un po' più corposo della Banca Marche. Lei è presidente, fa parte anche dell'Unione Nazionale Consumatori, perciò insomma riguardo alla banca sta portando avanti tutto un discorso, se ci vuol dire come siamo messi in questo momento. Una domanda che meriterebbe giornate intere, ma cerco di essere estremamente sintetico. Come responsabile legale nazionale dell'Unione Nazionale dei Consumatori per le azioni di massa, cioè queste azioni dove ci sono tantissimi soggetti, ci siamo inseriti in questo, siamo stati chiamati in questo processo penale, difendiamo tantissimi risparmiatori. Che cosa è emerso? Perché la gente deve saperlo questo. Quello che sta emergendo in questo processo, senza paura di essere smentito, perché ci sono i documenti, è che sì, era stata gestita male, ma questa banca è fallita non solo per colpa di quelli che sono stati gli attuali imputati. Vi do delle piccole numeri, in modo tale che le capite.
ad agosto 2013, quindi quando c'è stato il commissariamento, Banca Marche aveva un buco di 250 milioni, circa 280. Finito da quel momento lì, da agosto 2013, al momento in cui è stata messa in risoluzione, quindi durante il commissariamento, Banca Marche ha acquisito ulteriori perdite per ulteriori 1 miliardo e 600 milioni. Il che vuol dire che qualcuno ha causato un buco che tre volte quasi o due volte superiore a quello che era stato creato dai precedenti imputati, dai precedenti amministratori. E questo è un dato di fatto. Vi do un altro argomento. A settembre del 2013, Banca d'Italia elargisce oltre 4 miliardi di euro a Banca delle Marche e Banca delle Marche li gira a BCE, Banca della Comunità Europea, perché aveva un debito nei confronti di BCE come tutte le banche. Quindi liberano la BCE e Banca d'Italia subentra all'interno del debito, all'interno di Banca delle Marche come creditore. Durante il commissariamento, Banca d'Italia riprende questo denaro. Vi do altri argomenti e concludo per farvi capire. Banca Marche aveva 5 miliardi di sofferenze, cioè di persone a cui erano state date, persone ditte a cui erano state date dei finanziamenti che hanno avuto difficoltà nel restituirli. Bene, questi 5 miliardi sono stati venduti al valore del 17% quando in linea, in media a livello nazionale, potevano essere venduti, vengono venduti normalmente dal 35 al 40%, stiamo parlando di miliardi. Il che vuol dire che c'è qualcuno che ha macinato utili per circa, abbiamo fatto dei conti, 1,3 miliardi, 1,4 miliardi. Sappiamo chi è questo? In queste udienze stanno emergendo verità, processi appunto, udienze del processo Banca Marche, stanno emergendo delle verità pazzesche. Una delle ultime udienze a cui ho partecipato, e in questo momento siamo la fase in cui stiamo chiamando dei big della finanza, quei personaggi che noi nessuno conosce, che nessuno vede, sono quelle persone invisibili, ma che hanno un potere enorme, sono coloro che comandano l'Italia, sono quelli che governano l'Italia, sono i veri poteri forti. Bene, uno di questi, il professor Maccarone, presidente del Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi, ha riferito che Banca Marche, Cari Ferrara, Banca dell'Etruria e Cari Chietri erano banche che non dovevano fallire e potevano essere salvate. Questa è la verità che è emersa. Lunedì noi avremo il dottor De Polis, che è il responsabile di Banca d'Italia per le risoluzioni, quindi un personaggio che il mondo di noi umili profani poco conosciamo, ma che è un uomo di una capacità, di una conoscenza e di una potenza non indifferente. Chiederemo a lui appunto alcune verità di quelle appunto di cui abbiamo parlato. Per i poveri mortali, alla fine di tutto questo, no? Che tutto questo comunque ha un costo, si saprà nome e cognome di chi ha rubato i soldi? Per quanto ci riguarda, noi saremo i primi a dirvelo. Non ho difficoltà a dirvi che è una battaglia che sto conducendo insieme a pochi altri in totale solitudine e devo dire non sempre a cuor leggero. Ci siamo infilati in una cosa sicuramente più grossa di noi e stiamo affrontando anche situazioni molto delicate. Tante persone siamo partiti in tanti, poi piano piano i nostri compagni di viaggio lentamente si sono defilati, qualcuno ha paura, qualcuno non ha il coraggio di entrare neanche dentro il tribunale. Vi posso dire che quello che è stato di Banca delle Marche, ma è un problema che riguarda Banca delle Marche, l'Etruria, Ferrara, Veneto Banca, Banca Popolare di Bari, la Banca Popolare di Vicenza, bene, non dobbiamo mai dimenticarci che qui in Italia c'è stato qualcuno, e non ho paura di dirla questa cosa, c'è stato qualcuno che a un certo punto ha deciso che il sistema bancario italiano doveva essere accorpato. L'avere tante banche è una questione di democrazia.
perché io ho un problema con una banca, vado da un'altra. Voi immaginatemi che nel nostro territorio, tanto per darvi un'idea molto banale, prima c'eravamo Banca Marche, Pubibanca, Veneto Banca, Cari Fabriano, vedete, sono già, e San Paolo. Oggi abbiamo un'unica banca che fa parte del San Paolo. Sapete cosa vuol dire questo? Che nel momento in cui noi abbiamo dei problemi seri con questa banca San Paolo, siamo finiti. Io faccio solo alcune osservazioni. Mi sembra normale che in un paese oggi come questo abbiamo un problema enorme, ma non ci sia, tutti insieme a governare, non ci sia quasi per niente l'opposizione? Vi sembra normale che il sistema bancario nelle mani di due gruppi e basta? Vi racconto questo fatto, e perché finché ci siete persone come voi, io forse avrò possibilità di parlare. Unico esperto, unico tecnico, piccolo, audito in commissione parlamentare di inchiesta banca. Porto della documentazione, porto un esposto, viene secretato. C'era la sala stampa limitrofa, appena sono uscito mi hanno chiesto l'esposto, mi hanno chiesto di poterlo pubblicare. Ancora sto aspettando, questo è successo 3 anni fa, ancora sto aspettando la pubblicazione, pur avendo detto ai giornalisti che è di un interesse pazzesco, che sono tutte le cose che piano piano sono venute fuori dentro Banca delle Marche. Però finché ci siete persone come voi, io ve lo dico, finché ci siete persone come voi, ho un senso per me poter continuare a fare queste battaglie, e dico senza nessun problema dire che finché ci siete persone voi che mi danno possibilità di parlare, voi siete per me il mio salvacondotto. Io non so se dire se sfortunatamente o fortunatamente non facciamo parte del mainstream, capito? Perciò siamo liberi ancora forse di dire qualche cosa, no? Qualche querela ogni tanto ci arriva. E verremo da te. Io per carità, io ogni mattina mi alzo e mi chiedo, ogni sera che vado a letto mi chiedo se vale la pena tutte queste battaglie che io sto conducendo, perché molte volte un po' di amarezza, un po' di senso di solitudine prende, poi la mattina magari ci si rialza un po' più carichi e si riparte. Bene, abbiamo fatto questa bella chiacchierata con Corrado prima delle vacanze di Pasqua, che insomma quanto manca? 2 settimane? Sì. 2 settimane a casa, e vedremo quello che succede. Mi stupivo che Corrado è più magro di me, faccio un po' più di torte e manicaretti a casa. Comunque, ai nostri ascoltatori di Senigalli Notizie, un grande saluto da Corrado Canafoglia e Alberto Olivieri e Rachele Giordano per questa intervista a Massimo Mariselli. Alla prossima. Grazie di tutto e grazie per l'opportunità che mi avete dato.